Dal Computex 2018 di Taipei andiamo a mettere le mani sui nuovi Vivobook S14 ed S15. C'è anche un fratello minore, l'S13, da 13 e 3 pollici, per il quale abbiamo fatto un video a parte che vi consiglio veramente di andare a guardare perché è uno dei miei notebook preferiti di quest'anno. Qui ci focalizziamo invece sui modelli da 14 e da 15 pollici che condividono uno stesso linguaggio di design, quindi un design con elementi simili. Quali sono questi elementi? Innanzitutto questa nuova generazione è più leggera, pesa veramente molto poco, un peso di 1,4 kg per il modello da 14, un peso di 1,8 kg per il modello da 15 e 6 ed ha dimensioni compatte, uno spessore ridotto di soli 18 mm per entrambi i modelli. Lo spessore è assolutamente lo stesso, non cambia indifferentemente dal formato. L'altra novità è nel design, nella scelta di colori. Adesso hanno un'ampia varietà di colorazioni con un inserto a contrasto oppure tinta su tinta per alcuni modelli che crea un design un po' più unico, un po' più caratteristico e che per alcune colorazioni come esempio questa con questo colore un po' fluo al centro potrebbe andar bene per un pubblico di giovanissimi. Il telaio è completamente realizzato in plastica, per questo il device è molto leggero, ma non hanno rinunciato a una cover in metallo con finitura spazzolata per proteggerlo dagli urti. Una scelta che condivido perché soprattutto per macchine rivolte a un pubblico di giovani come queste, si tratta di macchine che vengono inserite negli zaini insieme ai libri e quindi possono essere soggette a pressioni anche elevate sul display lid, quindi meglio proteggerle con una cover in metallo. Per quanto riguarda le interfacce poi, li mettiamo un po' a confronto, vediamo che sul lato destro, scusate, sul lato sinistro ci sono due porte USB, un lettore per micro SD, due LED di indicazione. Frontalmente c'è soltanto questa protuberanza per aprire il display lid e sul lato destro abbiamo plug di alimentazione, un'altra porta USB, una HDMI e una USB-C, oltre a due jack audio da 3,5 mm per cuffie e per microfono. Il retro ospita soltanto questi piedini per la cerniera ErgoLift. Cos'è la cerniera ErgoLift? È una particolare cerniera che nella rotazione solleva la base con un angolo che nel caso specifico è di 3,5 gradi per avere una inclinazione ottimale per scrivere, per migliorare il flusso d'aria all'interno e quindi migliorare la temperatura dei componenti interni e anche per migliorare la resa dell'audio, perché Asus ha posizionato gli speaker sul fondo su tutti i nuovi notebook. E infine l'ultima caratteristica del design comune un po' a tutti gli Asus Vivobook di nuova generazione è il bordo Nano Edge, che nel caso del modello da 14 pollici e da 4,8 mm laterale e di 7,95 mm invece per la parte superiore, mentre nel caso del modello da 15 e 6 pollici è di 6,3 mm sul bordo laterale e di 8,3 mm su quello superiore. Quindi a differenza del modello da 13 pollici, qui sono riusciti ad alloggiare una webcam in alto comunque. I display in entrambi i casi hanno una risoluzione Full HD e un trattamento opaco. Per quanto riguarda poi le caratteristiche di sistema, hanno una piattaforma hardware molto simile, con processori i7-8550U o i5-8250U e giù fino ad un i3 e con una memoria fino a un massimo di 16 GB DDR4, uno storage su due drive allo stato solido più un hard disk tradizionale fino a un massimo di 1-2 TB a seconda dei modelli. Ci sono ben 5 diverse colorazioni per lo chassis che potete vedere qui esposte, una bella scelta di colori per andare incontro ai vostri gusti e al vostro estro del momento. C'è anche qui sul modello da 15 pollici una nuova colorazione verde con un design, un look molto gradevole, molto bello e una particolare trama effetto tessuto sul palm rest che però non è in metallo, è in plastica.
Il modello da 15 e 6 ha anche un tastierino numerico integrato, mentre invece la retroilluminazione è soltanto opzionale. C'è poi qui un touchpad con pulsanti di selezione annidati per ovviamente controllare il cursore sullo schermo. Circa disponibilità e prezzi dei Vivobook S14 ed S15 in Italia, potete andare a leggere la notizia correlata a questo video su notebookitalia.it per maggiori dettagli e per informazioni circa la disponibilità e i prezzi sul nostro mercato.